Solino da Panicale è completata dal Masaccio intorno al 1424. Dal tempo di Giotto non era apparsa nella pittura fiorentina una figura così grandiosa e architettonica. Masaccio costruisce una Madonna con Bambino nella spazialità corposa del mantello di Sant'Anna, che ha il volume di una costruzione di ispirazione brunelleschiana. Se Masolino enuncia la propria poetica affrescando la cappella Brancacci nella chiesa del Carmine a Firenze, in cui il bello ha la sua espressione più alta nella forma che Dio ha donato ai progenitori Adamo ed Eva, prima del peccato originale, Masaccio, che collabora agli affreschi, ripropone polemicamente un ritorno al realismo di Giotto, esortando il maestro a privilegiare la forma reale dell'uomo nella storia rispetto a quella dell'uomo nella natura. Nella Guarigione dello Storpio e nella Resurrezione della Tabita, le figure sono inquadrate nello spazio architettonico di una città moderna, come si può desumere dai due personaggi in costumi quattrocenteschi che assistono al miracolo. Ma benché le linee convergano al punto di fuga, la prospettiva disgiunge e non unifica i due momenti. Masaccio esprime compiutamente e autonomamente la propria visione pittorica nel riquadro intitolato Il tributo della moneta, un fatto miracoloso in cui l'accento è posto sull'obbedienza alla volontà di Gesù. L'episodio evangelico è interpretato come fatto storico con un preciso significato morale. Masaccio intuisce che l'uomo, per il semplice fatto di essere nel mondo, deve affrontare la realtà e cercare di comprenderla. La scena è rappresentata con simultaneità e le tre fasi dell'evento sono disposte nello stesso spazio, come se il pittore, dopo aver espresso l'ordine di Cristo, avesse voluto rendere la velocità d'esecuzione del suo volere, sospendendo la successione cronologica. Detto, fatto. Il ritrovamento miracoloso della moneta nella bocca del pesce, da parte di San Pietro, è relegato in un angolo del quadro, mentre nel centro assume importanza decisiva la comunione degli apostoli intorno al Cristo. In soli 10 anni di attività, Masaccio, che la tradizione vuole discepolo di Masolino, ma alla cui formazione hanno contribuito in maniera determinante Donatello e il Brunelleschi, compie una rivoluzione che non ha precedenti se non in Giotto. Nella crocifissione del politico di Pisa, il gesto disperato delle braccia della Maddalena è senz'altro la più alta nota drammatica espressa dalla pittura dopo Giotto. Quel gesto tragicamente umano misura esattamente la distanza tra il primo piano e il fondo d'oro, legando il Cristo alle figure dei dolenti, in uno spazio fatto dagli uomini e interamente permeato dal loro dramma. Si vuole che l'architettura della Trinità di Santa Maria Novella sia stata disegnata dal Brunelleschi. La composizione è rigorosamente iscritta in un triangolo. Ma a Masaccio non interessa tanto il significato simbolico del triangolo, quanto l'idea della Trinità, comunicabile attraverso la forma. La Trinità è un dogma. Non c'è dogma senza rivelazione e non c'è rivelazione senza forma. Nella sua eternità, il dogma è però anche storia, perciò le figure, compresa quella di Dio Padre, occupano uno spazio vero, certo, assoluto, uno spazio storico rappresentato dalla prospettiva architettonica di un arco di trionfo romano.